Per voi l'elisir lenitivo di Starrick! Non beve altro! Quell'elisir lo sta uccidendo! Ha perso il cervello! Senti, donna, stai spaventando i miei clienti. Levati, torna immediatamente o te la faccio vedere io. Occo mio, sirazzati! Bastardo! Che succede? Ah, sparisci! Se volete scusarmi, signora. Che cosa diavolo vuoi? Dimmi da dove arriva l'elisir. So solo che ne producono ogni giorno, tra i gasometri e il manicomio. Scopriamo dove producono questo elisir. Rallenta ora. Somebody stop that carriage! Buona fortuna, signore. I've done a bit of hiding myself. Go to hell and all. Smells like a drowned sewer rat.
L'uomo che distribuisce l'elisir gestisce un club di pugilato alla fonderia. Eccoti qui. Questo sì che fare sul serio! Dove producono l'elisir? Parla oppure tacerai per... Nella distilleria, quel palazzone accanto al birrificio. La produzione dell'elisir lenitivo deve cessare di essere. Occhi ben aperti, gente. Qualcuno ci sta addosso. La distilleria potrebbe essere la prossima. Questo complica le cose. Stop.
Non dovreste andare in giro a spaventare i gentiluomini, giovanotto. Non credevo che spiare fosse uso dei gentiluomini. Spiare? Signore, vi assicuro che... Occhi bene aperti. Presto, dentro. Ci è mancato veramente un pelo. Voi, giovanotto, mi avete spaventato. Pensavo foste uno di loro, ma ora so perché siete qui, per il mio stesso motivo, credo. Credo di sì. Dovreste venire a vedere. Un macchinario impressionante, non trovate? Ho visto di meglio. Stramonio, erba del diavolo, così la chiamano. La mettono nell'elisir. È oppio, ma guarda, disgustoso. Assolutamente nauseabondo. La cosa giusta da fare, siete d'accordo? Andate via di qui, presto! E le altre valvole? Potete intuirlo. Bene, giovanotto. A quanto vendono quell'elisir, lo sai? No, ma con la merda che ci mettono dentro diventeranno ricchi quelli.
Il fumo. Mettervi in salvo! Ben fatto, ragazzo, ben fatto! Charles Darwin! Sono lieto di conoscervi. Jacob Frey, il piacere è tutto mio. Mentre voi seminavate il caos, ho trovato questo. Qui dice che un campione di ogni partita veniva mandato al manicomio di Lambeth. Chissà se è già orario di visita. Non abbiate fretta, signor Frey. Lavorano in molti a Lambeth ed è meglio non attirare troppo l'attenzione. E allora dov'è il divertimento? Non tutti i problemi si possono risolvere facendo saltare in aria tutto. A volte è richiesta un po' di discrezione. Si è fatto tardi. Vi raggiungerò al manicomio per continuare le indagini. Dai, andiamo. Bravissima. Bene così. Ehi, Garrett! Non fermarti? Signor Owen, siete di certo l'uomo più insopportabile che abbia avuto la sfortuna di conoscere. Ha ragione Dickens.
Il maltempo non sa da che parte prendervi, ecco! Il maltempo! Boh! Vi ho già detto, signore, che non c'entro niente con quell'articolo anonimo! È una bugia! E lo sapete! Bah, non ho tempo per le sciocchezze! Sciocchezze! Sono il mio nome e la mia reputazione che avete infangato, signore! Il mio nome! Oh. Vai, accidenti, vai! Quello è Richard Owen! Un uomo vile, indegno e abietto! Davvero? Sembravate ottimi amici! Owen lavora al manicomio! Lui sa chi faceva l'Elisir! Presto! Presto! Corri, zuccone! Corri! Che cavallo obbediente! Forza! Queste carrozze. Solo qualche domanda per voi, signore. Non so cosa voglia Darwin, ma non lo otterrà. Arrivo! E riguardo all'Elisir Lenitivo di Starrick? Elisir Lenitivo? Noi scienziati non ci curiamo degli Elisir. Eppure scommetto, signor Owen. Prossima fermata, il Tamigi! Meglio che parli, vecchio mio! No, per l'amor di Dio! Ferma che ti rivelerò! Con calma. Il dottor Elliotson! Il dottor John Elliotson! È lui che ha inventato l'Elisir! È lui che vuoi! Non me, ti imploro, ragazzo! Ora basta! Visto? Non era difficile! Sì!